Io penso che sia un buon Ferragosto perché l'affluenza è abbastanza alta e poi le persone vengono volentieri a Civitanova, specialmente quelle di fuori. Tutto sommato sarà un bel Ferragosto per gli operatori balneari di Civitanova Marche, un Ferragosto non da sold out ma comunque pieno di turisti e pendolari. Beh, fino adesso la stagione diciamo che è stata buona, nel senso che la gente comunque c'ha voglia di uscire, quindi il movimento c'è. Non c'è grandissimo turismo, però comunque si lavora bene anche con i pendolari. Ercoli continua sottolineando come tanti controlli e restrizioni per le norme anti-Covid siano condizionanti. Chi sta sul campo percepisce che la situazione è diventata pesante un po' per tutti, sia per il turista sia per chi lavora. Anche il cambio di regole repentino, insomma non è facile poi gestire tutta la situazione. Posso essere d'accordo al Green Pass, però dall'altro lato se ti metti da parte del cliente poi non è insomma sempre ben accetta. Insomma ecco, l'unica cosa è questa, però in merito politico preferisco non entrarne. Sulla stessa linea, Mara Petrelli, anche presidente dei balneari per CNA Macerata. Veniamo da un anno devastante, in senso che ci siamo indebitati un anno fa fino all'osso del collo, stiamo ancora smaltendo i vecchi debiti, parlo proprio della categoria. Penso a livello turistico tutti, forse i balneari sono quelli messi meglio. Quell'andamento solito, alla vecchia maniera, con orari precisi, non c'è più. C'è un'improvvisazione del nostro lavoro giorno per giorno, ora per ora, perché le persone veramente a livello psicologico sono molto provate dal Covid. Chiudiamo ancora con Maurizio Battilani che mette in evidenza un annoso problema di Civitanova Marche. C'è il problema dei parcheggi, c'è il problema della viabilità, perché le persone che vengono per esempio dall'Umbria si ritrovano a fare delle code chilometriche all'uscita e all'uscita quando tornano a casa. Allora, se si pensa di far crescere questa città e il turismo e tutto quello che gli gira intorno, bisogna che si mettano una mano alla coscienza e al portafoglio e che riescano a fare queste cose. Punto.